spesso abbiamo l'impressione, e anche più di un'impressione, che il Signore sia lontano o distratto. Magari abbiamo fatto un percorso di conversione, abbiamo scoperto la bellezza della fede, iniziato l'avventura della vita interiore, salvo poi scoprire, dopo qualche difficoltà, che non tutto è semplice, che non tutto è radioso, e l'uomo vecchio che è dentro di noi torna a farsi sentire con prepotenza. Il rischio di lasciarsi andare all'oscuramento è forte, ed alcuni abbandonano la strada, come il famoso seme della parabola. Gli affanni della vita e l'incostanza soffocano la pianticella appena germinata. Che la nostra vita spirituale sia fatta di momenti splendidi e di rallentamenti è del tutto normale. Non dobbiamo viverli come dei fallimenti. L'unico modo che abbiamo di vivere e di credere è procedere per tappe, alternando progressi a rallentamenti, a momenti veri e propri di stallo. Gesù oggi ci sprona a non cedere, a tenere duro, a non mollare. Se anche ci sono degli inevitabili momenti di tristezza, anche nel discepolo più motivato e santo, dobbiamo fissare il nostro sguardo sulla gioia che ci sarà data quando alla fine del percorso vedremo Dio faccia a faccia. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Paolo lasciò Atene e si recò a Corinto. Qui trovò un giudeo di nome Aquila, nativo del Ponto, arrivato poco prima dall'Italia con la moglie Priscilla, in seguito all'ordine di Claudio che allontanava da Roma tutti i giudei. Paolo si recò da loro e, poiché erano del medesimo mestiere, si stabilì in casa loro e lavorava. Di mestiere, infatti, erano fabbricanti di tende. Ogni sabato poi discuteva nella sinagoga e cercava di persuadere giudei e greci. Quando Sila e Timoteo giunsero dalla Macedonia, Paolo cominciò a dedicarsi tutto alla parola, testimoniando davanti ai giudei che Gesù è il Cristo. Ma poiché essi si opponevano e lanciavano ingiurie, egli, scuotendosi le vesti, disse: «Il vostro sangue ricada sul vostro capo. Io sono innocente. D'ora in poi me ne andrò dai pagani». Se ne andò di là ed entrò nella casa di un tale di nome Tizio Giusto, uno che venerava Dio, la cui abitazione era accanto alla sinagoga. Crispo, capo della sinagoga, credette nel Signore insieme a tutta la sua famiglia, e molti dei corinzi, ascoltando Paolo, credevano e si facevano battezzare. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: «Ancora un poco e non mi vedrete, un po' ancora e mi vedrete». Dissero allora alcuni dei suoi discepoli tra loro: «Che cos'è questo che ci dice? Ancora un poco e non mi vedrete, e un po' ancora e mi vedrete». E questo: «Perché vado al Padre?» Dicevano perciò: «Che cos'è mai questo un poco di cui parla? Non comprendiamo quello che vuol dire». Gesù capì che volevano interrogarlo e disse loro: «Andate indagando tra voi, perché ho detto: ancora un poco e non mi vedrete, e un po' ancora e mi vedrete. In verità vi dico, voi piangerete e vi rattristerete, ma il mondo si rallegrerà. Voi sarete afflitti, ma la vostra afflizione si cambierà in gioia». La gioia cristiana è il respiro del cristiano. Un cristiano che non è gioioso nel cuore non è un buon cristiano. È il respiro, il modo di esprimersi del cristiano, la gioia. Non è una cosa che si compra o
io la faccio con lo sforzo, no, è un frutto dello Spirito Santo. Quello che fa la gioia nel cuore è lo Spirito Santo. La gioia non è vivere di risata in risata, no, no, non è quello. La gioia non è essere divertente, no, non è quello, è un'altra cosa. La gioia cristiana è la pace che c'è nelle radici, la pace del cuore, la pace che soltanto Dio ci può dare. Questa è la gioia cristiana. Non è facile custodire questa gioia, la gioia, la consolazione, il nostro respiro di cristiani.